non hanno conseguenze a lungo termine, hanno queste conseguenze di una sintomatologia acuta a breve termine, perché danno questa, diciamo, questo stress gastrointestinale, proprio perché c'è una gastroenterite acuta e quindi c'è un malessere abbastanza evidente, ma nei primi due giorni, ma è un malessere che non comporta delle situazioni di grave pericolo per il paziente. Non ci sarà dunque alcuna conseguenza clinica a lungo termine per i cittadini di San Valentino in Abruzzo Citeriore colpiti da gastroenteriti. Le rassicurazioni arrivano dal dottore Massimo Cianci, responsabile del servizio di gastroenterologia ed endoscopia digestiva della Casa di Cura Pierangeli di Pescara, il quale spiega che queste infezioni, che si manifestano con diarrea, nausea, vomito e crampi, si risolvono in pochi giorni. Dopo i disturbi intestinali accertati a partire da domenica 10 ottobre tra i cittadini del comune della provincia di Pescara, la ASL sta svolgendo accertamenti mediante l'unità operativa complessa di microbiologia e virologia clinica dell'ospedale Spirito Santo di Pescara, diretta dal dottore Paolo Fazzi. Le analisi hanno evidenziato con metodica molecolare la presenza di Escherichia coli enteropatogeno in 6 su 9 campioni fecali analizzati, ma devono essere ancora presi in esame altri campioni di feci di altri pazienti sintomatici e i risultati saranno resi noti nei prossimi giorni. Cos'è questo batterio e dove è presente? Clostridium perfringens, presente nelle verdure, nel suolo, negli alimenti, nelle carni crude, e si può sviluppare quando le aree vengono cotte e mantenute a temperatura medio-bassa, quasi di riscaldamento, all'interno delle mense. Questo può favorire la proliferazione di questi batteri e quindi poi dar luogo alla manifestazione clinica. Altra area è quella delle acque, cioè anche all'interno delle acque possono essere presenti questi batteri e queste colonie di clostridi possono anche rappresentare un indicatore di altre infezioni, quindi è come un indice di salubrità delle acque. Determina delle tossine, la produzione di tossine che sono responsabili di manifestazioni cliniche, cioè esse sono irritanti sulla mucosa, determinano un'aumentata motilità, e questa è la ragione del crampo addominale quale sintomo, determinano una diarrea di tipo secretivo, cioè stimolano la secrezione di acqua all'interno del lume gastrointestinale e quindi la diarrea e tutti gli altri sintomi. Non abbiamo terapie specifiche, non è necessario utilizzare antibiotici, poiché nel giro di uno o due giorni queste sintomatologie si risolvono in maniera naturale. È importante che noi controlliamo lo stato idroelettrolitico del paziente, cioè che il paziente non si disidrati e che il paziente non abbia degli squilibri di elettroliti, quale calcio, magnesio, fosforo, potassio, che possono poi determinare manifestazioni cliniche più importanti. Non si può escludere che altri microrganismi possano aver inquinato le acque e il comune di San Valentino ha allestito 4 punti di approvvigionamento idrico per consentire ai cittadini di rifornirsi direttamente con taniche o altri recipienti, anche bancali, di acqua in bottiglia.